Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi voglio parlare con voi di una roba interessantissima riguardante la possibilità di ottenere una skin completamente gratis. E che skin? E 300 V-Bucks ragazzi. So che state dicendo: ma sei pazzo, Xuder? Sì, ovviamente sì. Ma ragazzi, sembrerebbe che ci sia un metodo per riuscire a farsi assegnare questo premio che per adesso è riservato esclusivamente ai giocatori coreani. Intanto ragazzi abbiamo visto come ieri con il nuovo update, il 6.30, siano arrivate le nuove skin. Ho fatto anche un video dove ve le mostro, nuovi balli, nuovi picconi, nuovi deltaplani e ovviamente ragazzi, nelle notizie, la nuova modalità, la battaglia contro il cibo, oltre che la nuova arma, la torretta montata e tra l'altro hanno anche rimosso la possibilità di aprire tutte le volte il paracadute. La skin di cui vi voglio parlare oggi, ragazzi, intanto eccolo qua. Dai, raga, un bel like. Dai, raga, mi raccomando, non ve lo dimenticate. Un bel pollicione in su e soprattutto una bella iscrizione al canale. Siamo quasi a 100.000. Dai, raga, datemi una mano che non vi costa nulla. La skin di cui vi parlo, sbadabam! Eccola qua, ragazzi, è l'Alpine Ace, l'asso alpino. Una delle skin al momento più rare del gioco, in quanto è uscita per un pochissimo, per un brevissimo periodo, oramai quasi un anno fa, o comunque più di 6 mesi fa sicuramente. Questa nuova possibilità che viene data ai coreani non è altro che appunto skin più backpack più V-Bucks. E come si fa? Come facciamo? Lo andiamo a vedere subito, ragazzi. La prima cosa da fare, ovviamente, è entrare nelle impostazioni di gioco. Da qui, ragazzi, ci spostiamo sull'icona dell'ingranaggio. Andiamo a mettere come regione di matchmaking l'automatico, molto importante, e come lingua mettiamo il coreano. Applica, 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 che così non vi spaventate se vedete tutto in coreano. Ecco qua le notizie, ovviamente, dei giocatori coreani. E come vedete, la terza notizia è quella che parla delle sfide che vi avevo mostrato che danno V-Bucks giocate nel PCB, che non è altro che il negozio che c'è a Palmetto Paradisiaco. Allora, una volta fatto questo e avendo tutto in coreano, noi ci spostiamo sulla selezione delle modalità e andiamo a parco giochi. Mi raccomando, ragazzi, è molto importante anche che giochiate in singolo. Non devo neanche dirvelo, però meglio che lo fate da soli. Questo è un metodo che ci auguriamo, incrociando le dita, che possa funzionare davvero, che sia valido. Ovviamente, ragazzi, vi invito a fare questo che state vedendo entro il 22 novembre. Attenzione, perché c'è una data di scadenza e tra l'altro i premi verranno assegnati il 29 novembre, quindi prima di allora non vedremo nulla. Allora, una volta che siamo a parco giochi, ragazzi, dobbiamo atterrare esattamente qua. Sapete tutti che cosa c'è nel punto in cui ho marcato, non ve lo devo neanche spiegare, ve lo dico lo stesso: ci sono, bravi, i distributori con i minigame. Allora, dobbiamo scendere, ragazzi, andiamo giù prepotentemente. Sembra che non funzioni se utilizziamo le sfide che ci sono già qua sospese per aria. Meglio che le facciamo proprio noi, non costa nulla, lo facciamo partendo da zero, molto veloce. Allora, atterriamo un attimo sull'albero. Dai, dai. Oh, che lentezza! Ok. Ah, che meraviglia vedere 5 distributori così. Allora, prendiamo le sfide. 1. 2. 3. Ma già che ci siamo, prendiamo anche questa. E 4. Allora, troviamo un posto abbastanza aperto per poter fare le sfide. Ci mettiamo tipo qua, che va benissimo. E buttiamo subito la sfida numero 1. Eccola qua, ragazzi. Cominciamo a farla. 3, 2, 1.
Ok, prima sfida completata. Andiamo avanti, troviamo un altro posto abbastanza largo. Utilizziamo questo. Vediamo se riusciamo a buttarlo in un punto dove non dà fastidio. Perché devono essere così grandi? È bestia! È bestia! Facciamo una cosa, buttiamo questo. Questa è la seconda sfida. Che potevano anche mettermela. Va bene, facciamoci anche la seconda sfida. 3, 2, 1. No! Non importa in quanto tempo la fate, ragazzi, non preoccupatevi. Non è quello l'importante, l'importante è che le fate. E la seconda... 15 secondi, vabbè. Tristissima come cosa. Andiamo a fare anche la terza. Proviamo a buttarla qua, che sembra funzionare. Più in alto non potevi metterla, porca miseria, porca. Aspetta, andiamo a fare anche la terza sfida, quindi prendiamo un'arma da qua. Ah, un'arma un pochettino più veloce da... Ok. Facciamola partire. 3, 2, 1. Ok. Così fatta, Ok. 2694 secondi. Una volta, ragazzi, che abbiamo terminato le tre sfide, dobbiamo fare una cosa abbastanza... Se ho capito. Devo fare una cosa abbastanza antipatica, ma necessaria. Allora, un momento solo. Vediamo se siamo fortunati in questo lama. Abbiamo la torretta meravigliosa? No, non siamo fortunati. Quindi, ragazzi, allora bisogna correre verso il bordo della mappa. La parte più veloce, diciamo che è questa. Mentre noi corriamo indistintamente, senza fermarci, verso il bordo della mappa, facciamo un secondo, ragazzi, un punto sulla situazione di quello che abbiamo visto ieri nella nuova patch 6.30, ragazzi. Abbiamo visto che sembrerebbe davvero che nella season numero 7 arriverà la magia, ragazzi. Effettivamente è una cosa che manca su Fortnite. Ne abbiamo viste davvero di tutti i colori, dai robot agli astronauti, al bene contro il male, e adesso sembrerebbe che la magia stia per arrivare. Abbiamo visto le due skin, quella del mago e quella della strega, che sono assolutamente meravigliose, e tra l'altro ci sono anche backpack e picconi che sembrano essere reattivi, così come lo sono ovviamente anche probabilmente le skin stesse. Ci starebbe un botto che mettessero un'aura magica, per dire, intorno alla skin. Abbiamo anche visto come qualche giorno fa c'erano gli oggetti che nella mappa fluttuavano, e quindi da lì è partito tutto nella community di Fortnite e nelle pagine Reddit che parlavano appunto della magia. Staremo ovviamente a vedere, ragazzi, quello che succederà. La cosa da fare una volta arrivati qui, ragazzi, è semplicemente quella di morire una volta. Quindi molto tranquillamente noi ci facciamo una bella scala. Attenzione, così più alta che possiamo, che è divertente da fare con le scale, e ci buttiamo in mezzo al mare. Oh, io ho visto fare così, ragazzi. Voi fate quello che avete visto, quello che vi dico io, che se l'hanno fatto quelli importanti, probabilmente un motivo ci sarà. Vai. Di prepotenza, ragazzi, mentre ci guardiamo l'orizzonte, dobbiamo semplicemente arrivare e killarci nel mare, uscire dalla mappa. Ecco qua, infatti, proprio in questo momento siamo usciti. Non posso più togliere il paracadute, quindi devo aspettare che sia lui ad andare nel mare. Attenzione, attenzione, attenzione. C'è quasi, Che ansia! Forza che andiamo. Intanto vi faccio la domanda mentre lui va nel mare di prepotenza. Se non avete ancora visto le skin, andate a vederle. E secondo voi, qual è la più bella delle skin che verranno proposte con
i prossimi giorni. Lui fa il respawn adesso, ok? A noi non interessa il respawn, possiamo tranquillamente uscire. Ah no, questo era il respawn, scusatemi. Possiamo tranquillamente uscire. Da qui, ragazzi, bisogna assolutamente, importantissimo, tornare nelle impostazioni. Due volte la freccia due volte la freccia sinistra, cliccare sulla A che applica. In questo modo lui ha rimesso a posto la lingua, risettare il server su Europa e, ragazzi, incrociare le dita che tutto vada per il meglio e che possiamo ottenere anche noi la nostra skin Ace. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto, un super like mi raccomando, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live. Ciao!